Andrea Camilleri, l'uomo che andava presso ai funerali. Accoccò a letto. Un cavo d'ormeggio improvvisamente spezzatosi durante una mareggiata aveva tranciato di netto la gamba mancina e perciò non aveva più potuto fare il mestiere suo di capo stivatore. La gamba artificiale non gli acconsentiva di trafficare sopra passerelle e farlacche di navi. Uomo singolo, che da noi viene a dire tanto magro di corpo quanto senza pinsere di mogliere e figli, la pensione che il governo gli passava gli permetteva una dignitosa poverizza, e suo frate Jacopo, che se la campava tanticchia meglio di lui, gli regalava un paro di scarpe o un vestito nuovo quando se ne presentava la necessità. La disgrazia a Cocò era capitata che manco era quarantino. Una volta che ce l'aveva fatta a rimettersi a dritta, aveva pigliato l'usanza di starsene tutto il santo giorno assittato sopra una bitta a tagliare il traffico portuale. E così aveva avuto modo di vedere, anno via anno, sempre meno navi trasire e attraccare per caricare e scaricare, finché non restò che il postale per Lampedusa a credere che il coma del porto non fosse irreversibile. Le grandi navi portacontainers, le gigantesche petroliere, oramai passavano al largo, sfilavano a filo d'orizzonte. Allora Cocò salutò per sempre il porto e si spostò su un paracarro vicino al municipio, sulla via principale di Vigata. Un giorno gli passò davanti un funerale solenne, con la banda in testa e una cinquantina di corone. Non lo seppe mai manco lui perché di colpo venisse pigliato dall'impulso irresistibile d'accodarsi col suo passo ballerino. Seguì il carro funebre fin sulla collina dove ci stava il cimitero. Da quella volta in poi gli divenne un'abitudine: non fagliava un funerale, acqua cadesse o tirasse vento. Mascoli e femmine, vecchi e picciriddi, non faceva differenza. Capitò così che quando Totuccio Sferra venne chiamato dal Signore, «Si vede che il Signore ha voglia di 3-7 briscola», fu il commento unanime, dato che Totuccio non aveva mai fatto altro in vita sua che giocare a 3-7 briscola, in tanti furono ad accorgersi che Cocò non si era presentato al seguito e se ne domandarono magari l'un l'altro spiegazione. Simone Sferra, fratello del morto, che era uomo di rispetto, pigliò la cosa come un'offesa, uno sgarbo personale. Lasciato a mezzo il funerale, andò a tuppiare alla porta di casa di Cocò per domandargli conto e ragione, ma nessuno gli rispose. Stava per andarsene, quando gli parse di sentire qualcheduno che si lamentava. Di pronte decisioni com'era, sfondò la porta e trovò a Cocò in un mare di sangue. Era caduto e si era spaccato malamente la testa. E così si fece la voce che Cocò era stato salvato per ringrazio di tutti i morti che aveva accompagnato. Quando i funerali scarsiavano e Cocò sul paracarro principiava a essere nervoso, qualche anima pietosa gli si avvicinava e gli portava notizie di conforto. Pare che a Ciccio Butera il parrino gli posò l'olio santo, questione di ore. Pare che il figlio di Don Cosimo Laurentano, quello che è andato a sbattere con la Ferrari, non ce la farà. La mattina Cocò si susiva presto, che ancora faceva scuro. Appena il caffè Castiglione era apriva, entrava e andava a sittarsi a un tavolino, aspettando che arrivassero le brioche appena sfornate. Se ne mangiava due, bagnandole in un capace bicchiere di granita di limone, e dopo nisciva nuovamente per andare a seguire il lavoro degli attacchini. Tra bandi comunali e manifesti pubblicitari non passava giorno che non spuntasse un avviso di morte listato di nero. In certe giornate fortunate gli avvisi erano due o tre e Cocò doveva pigliare nota degli orari e soprattutto delle chiese, che a Vigata erano tante, dove si sarebbero tenute le funzioni.
quando ci fu l'epidemia di influenza maligna che si portò vecchi e picciriddi, a Cocò quasi ci venne l'esaurimento per il travaglio di correre da un capo all'altro del paese dalla mattina alla sera. Ma ce la fece e non ne perse uno. Al commissario Montalbano, che lo conosceva da quando aveva pigliato servizio a Vigata, di subito parse di non avere inteso bene. Fece. A Cocò a letto spararono, ripeté Mimì Augello, il suo vice. L'hanno ammazzato? Sì, un solo colpo, l'hanno pigliato in faccia. Stava assettato sopra il paracarro, era mattina presto, aspettava che si riaprisse il caffè. Ci sono testimoni? La minchia, rispose lapidariamente Mimì Augello. Riferiscimi, concluse il commissario. E questo stava a significare che l'indagine veniva posata, con delicatezza, sulle spalle di Augello. Quattro giorni dopo, per il funerale di Cocò a letto, scasò un paese intero. Non ci fu anima criata che volle mancare, femmine preneche che c'era pericolo che si sgravassero in mezzo al corteo, vecchi tenuti a gitta a malapena da figli e nipoti, il consiglio comunale al completo. Dal re al tabuto ci andò Macari un moribondo, Gegè Nicocia. Ridotto allo stremo da un male incurabile e non aveva ancora passato la cinquantina. La sua presenza al funerale impressionò. La gente non sapeva se provava più pena per il morto o per l'ancora vivo ma già irrimediabilmente segnato. Si capì subito, in commissariato, che l'indagine non sarebbe arrivata a niente. L'unico fatto certo era che Cocò era stato sparato in faccia, quasi a volerne cancellare i tratti, da qualcheduno che gli era messo di fronte a 1 o 2 metri di distanza, in piedi o assittato dentro un'automobile. Ma chi e perché? Di sicuro Cocò non aveva mai fatto male a nessuno e perciò non teneva inimicizie, anzi. E allora? Forse che andando appresso a un funerale aveva visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere? Ma Cocò, col suo passo sconciato, sempre la testa calata a terra teneva, quasi si scantasse di mettere un piede in fallo. E se magari avesse veduto qualche cosa, a chi ne avrebbe parlato? Grasso che colava se nel corso di una giornata spiccicava 3 parole. Più che mutanghero, una tomba era. E mai parola fu più appropriata, pensò Montalbano. Il primo funerale al quale Cocò non poté pigliare parte, in quanto era morto da 3 giorni, fu quello del povero Gegè Nicocia, il quale, tornato a casa dopo aver accompagnato Cocò al Camposanto, approfittando che la mogliere era andata a fare la spesa, aveva scritto 2 righe e si era tirato un colpo al cuore. «Domando perdono, sono disperato, non sopporto più la malattia». Diceva semplicemente il biglietto. Montalbano usava, quando voleva pensare meglio a un problema o più semplicemente pigliare tanticchia d'aria buona, accattarsi un cartoccio di cali e simenza, vale a dire ceci abbrustoliti e semi di zucca, e andarsene a fare una lunga passiata fino a sotto il faro che stava in cima al molo di Levante. Passiata ruminante sia di bocca che di cervello. Fu durante una di queste passiate che dovette intervenire a separare 2 pescatori che stavano tra di loro sciarriandosi. Dagli insulti, dalle gastime e dalle parolazze, i 2 parevano seriamente intenzionati a passare ai fatti. Il commissario, sia pure non avendone gana, fece il dovere suo. Si qualificò, si interpose, ne agguantò uno per il braccio ordinando all'altro d'allontanarsi. Quest'ultimo, però, fatti pochi passi,
si fermò, si voltò e gridò al suo avversario. «Tu, a mia, non mi vieni appresso!» L'uomo che Montalbano teneva per il braccio parse scosso da una corrente elettrica. Si mozzicò le labbra e non riaprì bocca. Quando l'altro fu abbastanza lontano, il commissario lasciò la presa del braccio del suo prigioniero e l'ammonì che non si provasse a fare alzate d'ingegno. La sciarra finiva lì. Arrivato sotto il faro, s'assittò sopra uno scoglio e attaccò a mangiare la calia e si mensa. «Tu, a mia, non mi vieni appresso!» Quella frase, da poco sentita, gli suonò nel cervello. «Tu, a mia, non mi vieni appresso!» Per uno che non era siciliano, quelle parole sarebbero state certamente poco comprensibili, ma per Montalbano erano chiare come l'acqua. Venivano a significare: «Tu non verrai al mio funerale, sarò io a venire al tuo perché ti ammazzerò prima». Il commissario si immobilizzò, poi si susì di scatto e pigliò a correre verso il paese, mentre dentro alla sua testa si disegnava una scena così precisa e chiara che gli pareva di starsela a tagliare al cinematografo. Un uomo che sa di essere condannato a morte dalla malattia e che gli resta, a voler proprio essere larghi, qualche semanata di vita, s'arramazza nel suo letto senza riuscire a pigliare sonno. Allato a lui invece la mogliere dorme, volutamente si è fatta battere da sonniferi e tranquillanti, ricavandosi una piccola oasi di dimenticanza nel quotidiano deserto d'angoscia che è costretta a attraversare. L'uomo accende la luce e Talia fissamente la sveglia sul comodino. Ogni secondo che passa, sempre più sente avvicinarsi il passo della morte. Alla primissima luce dell'alba, che è sempre un'ora critica per chi ha male intenzioni, l'uomo capisce che gli si è bruciata ogni capacità di pigliare di petto le poche giornate che gli restano. Non solo la morte, ma il sapere di dover morire e che la clessidra conserva ancora pochissima rena nella sua parte superiore. Si leva dal letto a piede leggio per non turbare il sonno della mogliere. Si veste, si mette in sacchetta il revolver, esce per andarsi ad ammazzare lontano da casa, così da scampare alla mogliere, arrisbigliata per il colpo, lo strazio di farsi vedere rantolante tra le lenzuola assuppate di sangue. Arrivato al corso, l'uomo vede Cocò a letto sul paracarro come un gufo. Sta lì, immobile. Aspetta. Aspetta di venire al mio funerale, pensa l'uomo. Allora si mette di fronte a Cocò che lo talia interrogativo, tira fuori il revolver senza pensarci sopra e gli spara. In faccia, per cancellare lo sguardo della morte che lo sta guardando occhi negli occhi. E subito dopo capisce che la morte non può morire per un colpo di revolver. Si rende conto dell'inutilità, dell'assurdità del suo gesto. Non solo, ma quell'omicidio gratuito l'ha come svacantato dall'interno. Ora ha solo la forza appena bastevole per tornarsene a casa, allato alla mogliere ignara. Appena in ufficio, telefonò a Iacomuzzi, il capo della scientifica della questura di Montelusa. Gli risposero che il dottore era in riunione, che avrebbero comunicato il messaggio e che avrebbe richiamato lui appena libero. Alla scientifica avevano sia il proiettile che aveva ammazzato Cocò a letto, sia il proiettile estratto dal cuore di Gegè Nicotra e il suo revolver. Se i due proiettili fossero risultati sparati dalla stessa arma, la sua ipotesi avrebbe ricevuto conferma inequivocabile, come se Gegè avesse firmato il delitto. Sorrise, soddisfatto. E poi? La domanda improvvisa gli traversò il cervello e l'esultanza che provava principiò a svaporare. E poi? Avrebbe dichiarato colpevole d'omicidio un morto che giaceva a pochi passi dalla tomba della sua vittima. Che cazzo di senso aveva?
che significava fare annegare la vedova in un mare di nuovo e diverso dolore solo a suo personale beneficio. Squillò il telefono. «Che volevi?» spiò Iacomuzzi. «Niente», rispose il commissario Montalbano. Thank you.